Buongiorno, ci troviamo con l'ingegnere Francesca Nieco che ha appena discusso la sua tesi nell'ambito del Master Project and Contract Management in Construction Works, tesi dal titolo Appalto ferroviario italiano ed estero a confronto, e siamo con lei perché ci racconti qualcosa su questa sua esperienza di Master. Ok. Buongiorno. Allora, l'esperienza di master, diciamo che io ho deciso di iniziare col master, ho manifestato insomma questo interesse proprio perché ormai sono anni che mi occupo dei contenziosi in ambito nazionale, ho fatto anche consulenze di parte, attività di questo tipo, per cui mi sono diciamo ormai specializzata in questo campo, lavorando anche precedentemente per società di ingegneria che si occupano esclusivamente di questo tipo di attività per le grosse imprese di costruzioni. Adesso invece lavoro dall'altra parte, diciamo, della barricata. Quindi cerco di limitare i danni per la committenza, per le riserve, però mi ha sempre un po' affascinato, il settore. Quindi estero, quindi avrei voluto espandere un po' le mie competenze anche per quello che riguarda la contrattualistica internazionale, quindi anche i claim legati alla contrattualistica internazionale. Per cui ho trovato questo master per me calzante proprio per quello che avevo intenzione di fare. E poi diciamo che l'ingegner Franchi mi ha anche proposto di non limitare diciamo, lo studio solo quindi gli approfondimenti solo al claim e alla contrattualistica internazionale, ma anche di estenderlo un po' a quello che era un percorso legato al project management, che sicuramente completava perfettamente le competenze, perché tutto legato in sostanza. La gestione del contratto senza un buon project management non va bene. E quindi diciamo che è stato sicuramente impegnativo, specialmente lavorando, perché io ovviamente ho lavorato, però l'ho fatto con piacere perché era un argomento che mi interessava, per cui diciamo che ho acquisito diverse competenze, non solo per quanto riguarda appunto l'aspetto della contrattualistica internazionale, ma ho trovato interessantissimo anche quello legato al project management. Se avrò tempo, mi piacerebbe infatti prendere poi il PMI. Esatto, diciamo che è una cosa sicuramente che consiglio perché indipendentemente io l'ho fatto sicuramente già con una certa esperienza e probabilmente fatto già con una certa esperienza ti consente anche di trovare quelle sfumature in più perché non parti totalmente da zero, quindi puoi fare anche degli approfondimenti in più, diciamo. Quindi lo consiglio sinceramente sia a chi è appena uscito dall'università, perché sicuramente gli dà un approccio a 360 gradi un po' su tutto, quindi gli consente anche un po' di capire anche dove indirizzare, perché uscite dall'università diciamo si è molto teorici ma si sa poco di quello che poi è l'approccio con la realtà poi degli appalti, no? E quindi diciamo che questo consente sicuramente di vedere un po' a 360 gradi quello che è poi di fatto un appalto di costruzione, un grosso appalto, e di scegliere anche quella che potrebbe essere potenzialmente un po' una predisposizione anche a una carriera che può essere come quella mia, quella un po' legata al claim management oppure anche proprio al project management. Quindi sì, decisamente positiva l'esperienza, la consiglio. Grazie Francesca, mi fa piacere soprattutto diciamo perché la tua tesi, poi anche nel tuo lavoro di tesi, ti sei concentrata molto sulla prima parte, quella di gestione del contratto. Mi fa piacere che anche la seconda, quella di più project management puro, ti sia comunque interessata e che diciamo tu abbia riconosciuto come diciamo,
utile aggiunta alla parte invece più contrattualistica, insomma, Sì, esatto. anche dal punto di vista delle certificazioni come quella del PMI che Sì. può mettere a disposizione. Ci mostri allora qualche diapositiva che ritieni essere significativa del tuo lavoro di tesi? Dunque, sì, sicuramente, allora, diciamo che quello che ho, per esempio, una cosa che ho ritenuto, che ho riscontrato poi fondamentalmente anche, che ritrovo anche negli appalti poi ferroviari italiani, diciamo, queste sono, diciamo, il claim 3, che era la richiesta appunto di accesso alle aree, che è una delle motivazioni, specialmente. Quando si parla di appalti ferroviari, dove nell'appalto ferroviario avere la disponibilità, diciamo, di più aree per poter sviluppare in maniera più fluida e più lineare l'esecuzione appunto di un appalto per la posa semplicemente anche solo per la posa dei binari o per le attività come l'utilizzo di una rincalzatrice, cioè tutti i macchinari che hanno necessità di lunghi tratti per poter insomma svolgere in maniera produttiva il lavoro. È una problematica che ho notato appunto essere presente spesso anche negli appalti internazionali, ma perché Problematica comune è tra pro esatto, è parti proprio nazionali esattamente, è proprio insita nel lavoro ferroviario in sé, quindi è come anche la concessione delle interruzioni ferroviarie, perché ovviamente si lavora sempre in interruzione dell'attività ferroviaria, per cui anche questo è una problematica comune, la mancata concessione, i ritardi nella concessione delle interruzioni, eccetera. E magari invece una delle differenze principali invece tra un appalto internazionale, per esempio, diciamo, mostravi nelle conclusioni che le tempistiche con le quali diciamo, i claim vengono, mi sembra di ricordare, Esatto. no? Vengono risolti a livello internazionale sia ancora parecchio diverso rispetto a. Sì, indubbiamente, perché appunto c'è più una nell'appalto estero c'è più una focalizzazione nel tentativo di risolverle a monte le problematiche, mentre invece in Italia c'è ancora un po' la tendenza a spostare sempre tutto, cioè si fanno le riserve, quindi i claim si portano avanti, poi si risolve alla fine del contratto. Invece oggettivamente un'attenzione maggiore, secondo me, nelle fasi iniziali potrebbe anche ridurre forse i costi e anche aiutare ad accelerare anche i tempi, insomma, di realizzazione di un appalto che in Italia comunque sono sempre un po' importanti. Come ho detto, insomma, alla fine forse c'è attualmente anche una tendenza ad andare in questa direzione, perché appunto col decreto semplificazione adesso è stato previsto l'introduzione del collegio consuntivo tecnico in maniera obbligatoria dalle stazioni appaltanti, e questo collegio ha un po' le funzioni del DAB, diciamo, nei contratti internazionali, e quindi dovrebbe aiutare sicuramente a snellire questi tipi di procedure, e quindi diciamo il divario si dovrebbe ridurre. Benissimo, grazie Francesca. Non mi resta che augurarti che diciamo, questi strumenti, queste informazioni messe a disposizione dal master, sebbene in parte già fossero nel tuo bagaglio professionale, possano comunque continuare a esserti utili nelle tue attività professionali future. Sicuramente. Grazie, Grazie. a presto, ciao Francesca. Arrivederci.